Abbiamo 9 infortunati, di questi 9 infortunati 5 sono dovuti a traumi di gioco, 4 muscolari, di questi 4 muscolari 2 Campagnare e Pepe che sono dovuti a problemi personali e gli altri 2 che ci stanno, quindi siamo nella media, quindi non è un problema come si può lasciare intendere o qualcuno fa intendere di preparazione, di allenamenti o di sintetico o di quant'altro. Non puoi pensare di andare a Napoli cercando di chiuderti 90 minuti davanti alla propria porta, perché prima o poi il gol te lo fanno, hanno un potenziale offensivo e non solo, che oggettivamente è impensabile reggere 90 minuti l'urto stando lì. Fondasea fortunatamente l'abbiamo recuperato, lui è stato molto disponibile a accelerare un po' i tempi, certamente non è in condizione di giocare, però all'occorrenza quantomeno sarà in panchina. Con tutte queste assenze di schemi del passato ce ne sono stati pochi. È indubbio che in questo momento ci dobbiamo adattare, ma lo facciamo volentieri, ma soprattutto perché il gruppo che c'è sempre stato, i nuovi che sono arrivati con la testa giusta, e questo a me basta. Io al di là di Giardino provo a mettere tutti in condizione di poter far bene. Io non è che se ho un esterno lo metto centravanti, io sono un centravanti lo metto esterno, a meno che non ci sia la necessità, ovviamente, come è successo con Caprari. E quindi io credo che sia l'allenatore che debba andare verso il giocatore, non viceversa. Io sono a disposizione di quello che mi dà la società, nel senso, in questo momento Zubaric non c'è e quindi non lo tengo in considerazione. Se dovesse tornare per qualsiasi motivo, Zubaric sarà a disposizione, io si allenerà come tutti gli altri e giocherà se avrà il merito di giocare. Io parlo di quello che c'è, non parlo di quello che non c'è, non ci casco più. E sono contento di quelli che sono arrivati, e per quanto riguarda quello che manca, la società lo sa, ma non lo dico a voi.